Numerosi sono stati gli interventi eseguiti nella giornata di ieri, Pasquetta, da parte dei vigili del fuoco di Agrigento, che sono intervenuti per via dei danni causati dal forte vento e dal maltempo che ha imperversato in tutto il territorio provinciale. I vigili del fuoco sono intervenuti principalmente per cadute di alberi su sede stradale, soccorsi a persone, rimozione tegole alberi, incendio di serre, cadute di calcinarci, diversi boiler pericolanti, incendi di cavi elettrici, pali della luce e semafori pericolanti. I nostri interventi sono stati, oserei dire, quelli di, tra virgolette, normale amministrazione quando ci sono queste situazioni così di fenomeni atmosferici particolari, che può essere il nubifragio. Ieri e l'altro ieri il protagonista assoluto è stato il vento, che ha impegnato i vigili del fuoco non solo nella provincia di Agrigento, ma un po' in tutta la provincia, in tutta la regione. Infatti siamo stati anche in preallerta per interventi soprattutto nel palermitano con le sedi occidentali di Santa Margherita Belice e Sciacca. E gli interventi complessivamente sono stati una sessantina, fatte nel giorno di Pasqua e Pasquetta, quindi un particolare impegno che ha riguardato gli alberi pericolanti, tetti pericolanti, tettoie, insegne, semafori, quindi è stato un po' un lavoro di messa in sicurezza delle strade, favorendo ovviamente la viabilità in collaborazione anche con l'ANAS e con la Protezione Civile della provincia. In provincia magari qualche quadro su situazioni provinciali, qualche paese limitrofo, non so, Palma, Porto Empedocle. Ma il vento è stato più insistente soprattutto nella zona occidentale della nostra provincia, quindi nei territori di Sciacca e Santa Margherita Belice, dove ci sono stati degli interventi per alberi caduti sulla sede stradale e quindi si è provveduta al ripristino di queste situazioni. E semafori, ripeto, e anche tettoi, tetti pericolanti, guaine, mi hanno segnalato anche guaine che sono volate dai tetti, precipitati per strada, quindi i vigili del fuoco. Soprattutto quest'opera di messa in sicurezza che è fondamentale, altrimenti la viabilità, come sappiamo, poi viene pregiudicata in maniera spesso irrimediabile, creando disagi soprattutto alla popolazione. Ecco, ricordiamo sempre il numero verde perché ha Il bisogno. numero non è un numero verde, è sempre gratuito e attualmente continua a essere il 115. Facile ricordarlo perché coincide con la statale 115 che è il nostro asse viario principale. E quindi al momento abbiamo sempre le 115 come numero di soccorso, anche se ci aspettiamo nel giro di qualche mese di poter rientrare nel numero unico di soccorso che è il 112. Alcune parti d'Italia, alcune province d'Italia è stato già attivato il 112 a cui fanno capo tutti le richieste di soccorso per qualsiasi genere di soccorso in questa maxi sala operativa che poi distribuirà alle varie sale operative specialistiche le varie chiamate di soccorso.